Ben arrivati Marco e Diego Brunetto. Grazie per essere con noi. Benissimo, io ringrazio voi di avermi invitato, ringrazio Franco per avermi invitato nel mini Busano Motor Show. È stato carino perché c'è stata una bella full immersion, io ero già lì anche il sabato, quindi mi sono vissuto. Ma il vostro primo evento con Franco? Sì, con sì. Franco. Ah, sì, quindi Franco, la prima volta. Sì, una nostra prima volta. Raccontiamo, facciamo raccontare anche a Diego. A Diego la passione, quando è nata questa la passione quando mio padre ha detto prova dai, divertente. Mi ha fatto iniziare con il suo drone, ho iniziato a imparare piano piano e poi è diventata una vera passione, infatti andiamo a volte a volare in giro da qualche parte, dove troviamo un bando e ci mettiamo a volare. È bello, andiamo a volare. Cioè. È bella perché poi è la passione che nasce in famiglia e questa è la cosa bellissima. Infatti, e la passione per il mondo dei motori? Ce l'hai? Non più di tanto, però sono affascinante le macchine da drifting e anche da rally. Quindi l'evento comunque ti ha affascinato? Sì, è bello. Quello che è... Perfetto. E invece il papà? Passione allora, per il mondo dei motori? Per me è un mondo, tra virgolette, un po' nuovo. Piacevole comunque, difatti in quei giorni con Franco abbiamo fatto un giro, abbiamo visto tutta la pista. Inoltre abbiamo portato anche Diego, ha fatto un giro in macchina. Ah, avete provato? Sempre, sì, molto abbiamo provato. Bene. Molto bello, abbiamo respirato un sacco di fumo. Un sacco di fumo. Fa parte un è po' stato intanto, veramente bello. Intanto vediamo le immagini. Sono state realizzate con il vostro drone. Eravamo con più droni, le difficoltà del percorso lì erano che in un punto c'era un'inversione e dopo un rettilineo dove noi eravamo piazzati avevamo un bel palo del telefono, presumo, vero Franco? Del telefono, più cavi, più il pubblico sulla destra, quindi c'era da fare molta attenzione, è andata benissimo, non abbiamo fatto nessun errore, però in compenso il pestone su un drone l'ho preso da un suo collaboratore. Il pestone? Sì, l'ha schiacciato, snac. Proprio il piedone sul drone? In pieno, sì, in pieno. E come è andato? Cioè, si è salvato. Si è salvato, va bene. Ma è una, questa è una vostra, come dire, divisa, il vostro logo? Sì. Noi ci siamo chiamati Full Power Vaccate perché tendenzialmente, si vede anche nel video, abbiamo fatto una cosa un po' goliardica. Full power vaccate. Vaccate, proprio così, no, proprio perché vaccate. Mi ha guardato come per dire, ho capito bene. Ecco, sì, abbiamo preso praticamente spunto dal FPV e abbiamo tradotto full power vaccate. Difatti nel video c'è Franco con la barba bianca, invecchiatissimo, si ma vede. Aspetta un attimo col microfono. Il discorso è che quello che è buffo che mi ha fatto tornare i capelli. Non so se è stato il mini Busano Motor Show che mi ha fatto tornare i capelli o lui. Con un fotomontaggio oppure con cosa, Franco? Ma non lo so, ha fatto cos'è? Tutto lui, ha fatto ha con fatto un fotomontaggio, penso. Lui. Ha fatto tutto quanto anche lui. Perché i capelli non ci sono. Ma Marco, era un video per promuovere l'evento? Sì, abbiamo fatto un video, io e Franco abbiamo visto tutta la pista il sabato, dico bene Franco? Mm-hmm. Sì, al sì, sabato, sì. Quindi abbiamo fatto un video che... Eccoli qua. Bene. Un po' invecchiato. È un po' di anni che non mi ricordo una cosa del genere. anch'io sono abbastanza pelato. E quindi appunto al sabato sono andato lì con Franco. Franco mi ha fatto vedere tutta la pista, mi ha fatto vedere tutta la situazione di sicurezza, mi ha raccomandato di non volare in alcune zone, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Eravamo proprio in fondo, ci siamo attrezzati di batterie, tante batterie, infatti poi ho dovuto spingere la macchina, non partiva più, però è stato bello perché Diego collaborava a farmi i cambi di batterie di lipo per caricarli, avevo anche degli altri amici che hanno fatto dei video in altri posti, è stata veramente una bella esperienza. Hai meglio di passare il microfono certo. A Diego perché... Sta riguardando le immagini, ma è stato entusiasmante questo evento, sì, questa giornata. È molto bello. Perché si vede da come tu rivedi, l'avrai vista centinaia di volte, mi sa, forse quelle immagini lì, sì. Tante volte. Poi ogni volta vedo anche mio padre che stava montando il video, quindi ci davamo una mano a vicenda su quale video avevamo visto e ogni volta le rivedevo le immagini.
E c'è qualche volta che così intervieni su quello che sta facendo papà e gli dici ma io farei così piuttosto che... Sì, a volte mi chiedeva dei pareri e poi ho modificato il video. Ecco, ecco. E li ha poi messi in, in pratica, ascoltato, sì, i tuoi suggerimenti. Mm-hmm. Guarda, è bello. Che bello. È bella questa condivisione, ecco. Eh sì, perché è un... Allora, non possiamo chiederlo a Diego che è automobilista è perché è troppo piccolo. Scusami, in macchina ti fanno mangiare? Quando sei, esatto, in macchina, sì, puoi, sì, fare tutto, puoi, puoi mangiare. Basta che non faccio le briciole ovunque. Ah, quindi non fai le briciole ovunque. Massimo sul tappeto. Ecco, insomma, quello vedi. Insomma, le Marco, invece raccontaci tu che automobilista sei. Dico la verità o le bugie? Devi dire la verità. La verità. Allora, passo molto spesso col rosso. No, non ci crediamo, sì, guarda. Ho non... preso anche un verbale con ma lui. Ma non si fa. Ma come si può passare? Ma è pericoloso. È vero, hai ragione. Ma hai ragione. Non si fa. Allora, avevo all'epoca una scuola di ballo, lui doveva andare a dormire per portarlo poi a scuola e quindi sono non passato c'è col rosso. Guarda, non c'è, esisto, no, non c'è non una esiste. Scusa che vero, possa vero. Essere... No, no, vero, vero. No, assolutamente, non, una cosa che non... non Diego, non... Non da fare. No, ecco. Sgrida papà. Ecco, sgrida papà. Diego, pensaci tu, ok? Adesso sono. Hai messo la testa a posto? No. Fondamentalmente dobbiamo no. fare qualcosa. Dobbiamo abbiamo una missione. Dobbiamo invitarlo con qualche insegnante. Io e te abbiamo e una missione. Qualche, dobbiamo lavorare con qualche divisa in studio Marco con noi. Ecco. Brunetto. È esatto. Bello trasgredire. Ma no! No! Non va bene. No, guarda, questi messaggi assolutamente... Beh, tutti parlano al telefono e lui passa col rosso. Tutti si lamentano che parla al telefono e lui dice che lamentate anche con me che passo col rosso. No, no. Allora, adesso qua stiamo scherzando, ma il messaggio che assolutamente non deve passare è che si passi col rosso e che si parli al telefono mentre si sta guidando. Guarda, la distrazione. Esatto, proprio stanotte arrivavo da... ero fuori Torino per motivi di lavoro sull'autostrada Torino-Milano, non c'era nessuno, c'era solo un tir davanti alla macchina sulla quale ero insieme ad altri colleghi. Questo tir ha cominciato a probabilmente il sonno. No, perché poi noi in maniera molto cauta l'abbiamo sorpassato e stava guardando il telefonino e quindi stavate scherzando. Stavamo sì, scherzando. Perfetto, molto bene. Allora ragazzi, è stata una puntata ricchissima, noi vi avremo ancora perché abbiamo talmente tante immagini anche da far vedere al nostro pubblico che potrete sicuramente tornare a trovarci e a raccontarci anche la preparazione del prossimo evento. Quindi grazie a Franco Diago che ha organizzato il Mini Busano Motor Show e si sta preparando alla prossima edizione del Busano Motor Show. Abbiamo in testa già le date? No, non ancora, ancora vola però perché 2020 il tempo 2020 è vicino. Ci siamo, sì, sì, è ci vicino, siamo. Vicino. Grazie anche a Marco e a Diego Brunetto, abbiamo visto le immagini che state realizzate con il drone proprio per questo evento. Io ringrazio anche voi, ringrazio ancora Franco, ringrazio Ilenia, ringrazio tutti quelli che noi hanno... ringraziamo Ilenia perché dietro le quinte questa santa donna fa un lavoro incredibile, complimenti cara Ilenia, complimenti. Allora, dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, ma dobbiamo ringraziare il nostro pubblico perché siamo giunti al termine. Siamo arrivati alla fine. Ciao, ciao Diego, ciao. Grazie. Alla prossima. Ciao, alla prossima settimana. Alla prossima. Vladimiro Tellini. Clara Vercelli. Ciao. Ciao.